Ma questa è un'altra sfida che vogliamo vincere. Nell'immaginario c'è sempre stata una Napoli senza bici, invece questa è un'altra sfida importante. Napoli con la pista ciclabile più grande del Mezzogiorno è una delle più importanti d'Italia. 20 chilometri che attraversano una città piena di vicoli, strade e piazze. Io sono convinto che i napoletani accoglieranno con entusiasmo anche questa sfida per una città più sostenibile, in cui si può circolare meglio, con meno inquinamento, con più allegria, perché andare in bici è un bel momento anche per stare insieme, in famiglia, tra gli amici. E tra l'altro i lavori termineranno in appena 6 mesi, quindi abbiamo l'obiettivo a portata di mano. Vedo una convergenza di sguardi, amichevoli per carità, quelli non amichevoli stanno un'altra parte. Un po' più al centro della pista. La pista ciclabile e l'uso della bicicletta naturalmente a Napoli non può che essere integrato con le altre modalità di trasporto, in particolare le funicolari e la linea 1 e la linea 6, cioè le metropolitane. Non solo perché c'è la possibilità di trasportare in modo gratuito le biciclette, ma anche perché il progetto tiene conto e si avvicina a queste infrastrutture, consentendo quindi di superare laddove ci sono dislivelli o tratti anche troppo lunghi con cui integrare l'uso della bicicletta. Quindi una pista ciclabile che non solo corre lungo il mare e la costa, con uno straordinario paesaggio, ma anche che consente poi di andare verso zone interne utilizzando mezzi di trasporto pubblico. Naturalmente è una pista ciclabile che arriva anche nel centro antico, nella nuova ZTL, e quindi usa anche le strade liberate, le strade diciamo normali, ormai a traffico ridotto, sul quale sarà ben più facile camminare anche con la bicicletta.